Sì, è una vittoria importantissima perché ci dà continuità di rendimento e soprattutto perché ci permette di metterci in buone posizioni in campionato e di, credo sia di buon auspicio per la partita di martedì contro il Bayern. Non era facile con questa Udinese che era in forma e tra l'altro insomma, avevate assenze pesanti in campo. Sì, chiaramente non è mai facile, soprattutto poi con queste squadre che hanno grandi qualità e sicuramente siamo stati bravi e fortunati a gestire bene la partita, andare in vantaggio per raddoppiare. Soprattutto sulla tua fascia, grandi difficoltà, comunque ve la siete alla fine cavata a Gerardi Natale che nel primo tempo ha fatto molto male. Sì, sì, no, chiaramente quando affronti giocatori di quel livello è normale che devi sempre stare concentrato e anche se lo sei poi in difficoltà comunque ti possono mettere, però siamo stati bravi a difenderci, a raddoppiare, a ripartire e poi andò tutto bene. Senti, a un certo punto hai fatto una sorta di stop di testa, hai fatto ripartire l'azione, come ti è venuto? No, la palla era un po' lenta e non sarei riuscito a darla dietro a Giulio Cesar, allora ho visto Sanchez che correva verso questa mia ipotetico passaggio e allora l'ho girato al contrario, è andata bene. Ma dobbiamo essere fiduciosi perché abbiamo le qualità per esserlo, però è lunga la strada e credo che siamo sul cammino giusto. Senti, manderai un messaggio ai tuoi ex compagni di Parma in vista di domani perché insomma è una partita importante. Beh, io spero che continuino e riescano a fare la terza vittoria consecutiva.